I'm doing. I never go wrong. I'm canoeing. I'm climbing along. Sunsweet Hawaiian deity. She don't take it right and pretty. I love our ukulele song, 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 song. Well, well, I love a ukulele. I love drumming kitty. I love to hum the white ash drum, 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 drum. I love a song of wine. Tell my sweet, sweet Zion with softly harmonize as we hum, hum, hum. I know what I'm doing. I never go wrong. I hold my canoe. Strumming along, some sweet Hawaiian deity. She don't dare write a pretty. I love a ukulele song, song, song. Allora, c'è sempre qualche imbecille di turno che spara cazzate, tipo: oh, my soul predomina, il sol basso tende a sopraffare le altre. Beh, certo, il basso fa il basso. Questi effetti non vengono bene su questo, però questo magari può fare. Sono due cose diverse, a parte che questo è un po' più costoso di quest'altro. Quindi però questo ha delle corde che a me sono questo. Un fluorocarbonio che fanno veramente risplendere lo strumento. Le consiglio vivamente, ovviamente è un consiglio, se non avete qualcosa di specifico in mente, perché io non do mai consigli, dettami che dovete seguire. Sono comunque non, già il fatto che non sparo cazzate è un fatto positivo. Ora, il sol basso o acuto, e io credo che le persone fanatiche dell'ukulele che vogliono differenziarsi sparino sempre il fatto che no, ma il sol, questo è quello tradizionale. Ci si può allontanare dall'ukulele tradizionale, ci si è allontanati dall'ukulele tradizionale suonando il tenore intonato sol do mi la, che non dovrebbe essere intonato così perché è più grande. Quindi quando gli fa comodo, quando riescono, cioè chiaramente gli stupidi vedono solo le differenze, diciamo chiare, le differenze che implicano un minimo di ragionamento, un po' di intelligenza. Il sol basso per me, io lo preferisco perché lo trovo più neutro per suonare qualsiasi tipo di musica. Il sol acuto dice bisogna, ovviamente come tutte le cose, va sfruttata, ma non direi che è meglio, è semplicemente una cosa più tipica dell'ukulele, quindi va meglio su certe cose. In generale per musica pop e altre cose, io anche jazz, io consiglierei il sol basso, o come ho fatto me. Abbiatene due, poi magari quello che preferite mettete l'intonazione che preferite sull'ukulele, diciamo più costoso, io faccio così, e le altre ce li ho per sfizio, anche se questo è stato il mio primo ukulele in assoluto. È come un imbecille non sapendo
alcune cose ho comprato con la parte elettronica, che sicuramente farà cagare, anche se l'ho usato pochissimo con la parte. Il comodo è soltanto l'accordatore. Comunque, questo era I Love a Ukulele. Eh sì, se non avete le idee chiare, comprate il concert, perché poi qualsiasi vi piacerà di più, qualsiasi ukulele preferiate, è facile fare il passaggio. È meno facile fare il passaggio iniziando dal soprano se scoprite che vi piace il tenore. E il concert oltretutto è comodo da avere perché il suono dell'ukulele è tipico più del soprano, a meno che non intona il soprano un tono sopra, e ha abbastanza spazio per le dita. A me, io preferisco il tenore intonato un tono sotto, e vi faccio sentire com'è un tenore intonato un tono sotto. Mantiene il suono dell'ukulele, ma vedete com'è ancora piacevole, anche se è un risuonatore, come il suono è dolce. Invece, ovviamente, ho dovuto mettere corde più dure per mantenere quel tipo di pressione. In questo tipo di corde potete intonarlo sia in questo modo, sia un tono e mezzo sotto. Sono corde per corde per baritono.